Ciao, non è possibile. Allora, come inizio oggi? Mi sono ripresa adesso. Allora, mi è arrivato questo pacchetto da Tatiana Schaffer. Metto sotto il link al suo canale, ma lo faccio per voi perché io so chi è, ovviamente. Andatela a vedere, è stupenda. L'ho conosciuta, cioè se io penso che ci siamo conosciute per caso, cioè, mi fa ancora più emozionare questa cosa. Lei vive in America. E abbiamo fatto una collaborazione in un video. Vi metto sotto il link di quel video del suo canale, del mio praticamente. Abbiamo fatto America, colazione americana e colazione italiana. Io credo che con Tatiana si possono fare talmente tante di quelle cose. Lei ultimamente ha fatto il video, ma stupendo, sul bullet journal, che più che bullet journal sono liste, sono stupende queste cose. Io che amo il mondo delle agende, io veramente l'ho dovuto aprire questo pacco, non era possibile aprirlo a favore di telecamera perché io, dopo l'esperienza col Fimo De Simo. Cioè, no, fermatevi, in che senso? Urlavo come una bambina pazza e non lo posso permettere. Lui dice, Erika, davvero, davvero, ma cambia il nome al canale perché noi non te vogliamo trovare, capito? Quando stiamo su YouTube, cioè, avete ragione, perché come si fa a fare una cosa del genere? Non è possibile. E io vi dico questo, che non mi aspettavo quello che lei mi ha spedito, perché... Allora, prima di tutto vi voglio leggere quello che lei mi ha scritto, perché, allora, a parte il fatto, voi sapete, una reliquia, queste sono cose per me importanti. Lei mi ha scritto, cioè, vabbè, perché voglio farti sorridere un po' quando mi fai sorridere tu. Spero ti piacciono queste cosine, le ho prese pensandoti, divertiti, facci un bel video, facci delle belle clips. Un bacio, Tatiana. Non me l'aspettavo, quindi mi ci è voluto un po' per mi fa tenerezza perché devo dire, mi commuovo un'altra volta stavolta, mannaggia, ma lei dice che io gli faccio compagnia e la tua amicizia mi ha arricchito, c'è niente da fare. Oh, in tutti i sensi. Che è quello che mi hai spedito, Davi. Cioè, adesso però vi faccio vedere perché io non voglio che sia un video che, emozionante, sì, ma un attimino. Voi che state lì dice: sì, va bene, Erika, questo è un tuo pensiero. Adesso faccio vedere, no? Perché voi è normale. Io voglio condividere sta cosa, non la posso tenere chiusa per me. Ecco, anche perché non so nemmeno quanto viene lungo sto video. Allora, prima di tutto, mi ha spedito queste farfalle, questi adesivi. Mamma mia, che meraviglia! Che meraviglia! Non è possibile. Cioè, questo non è. Non, no, guardate. Sono ancora più belli una volta tolti dalla busta. Sono stupendi. Dietro sono così. Sono stupendi. Poi me ne ha spedito un altro con i fiori. Lo stesso stile. Ma cioè, ma io non. Io stasera sto ancora qua, mi devo spicciare. Perché io stasera sto ancora qui. Grazie, Tati, grazie. Mamma mia, che bello. Poi mi ha spedito questi e questi sono, vedete come sono fatti? Mamma mia, che bello. E ho mai ricevuto tutta sta roba in vita mia. Vedete come sono fatti? Sono gommosi qui. E ognuno c'ha praticamente, mamma mia, ma io me moro. Questi, che sono dei fiori praticamente. Ah, ecco, non trovavo l'apertura. Sono dei fiori. E questi vanno benissimo per decorare l'agenda. Guardate che belli. Mamma mia, io me moro proprio. Sono stupende. Io come te devo dire, mo? Come te devo dire? Io posso decorarle in qualsiasi modo.
e ci posso mettere una clippetta qui, ci posso mettere uno Swarovski, posso far tutto e posso farci delle clip. C'hai ragione, mo, tutte clip. Mamma mia, che meraviglia. No, guardate che belli questi qua. Oh, stupendi. Come li apro? Eccoli qua. Cioè, sta roba è americana, ma vi rendete conto? Viene dall'America. Cioè, non lo so, sarà che l'America per me è un sogno. Guarda che belli. No, sono stupendi. Sono praticamente trasparenti. Tati. No, si toglie solo questo qui. Vedete? No, sono trasparenti, sono un amore. Sono stupendo. Questo è proprio altro che reliquia. Guardate quanti. No. Altre farfalle. Mamma mia, che meraviglia. Cioè, ma questo... Mamma mia. Ma vi rendete conto quando io ho aperto il pacco? Vi rendete conto? È entrato Michele, cioè mia figlia si è affacciata alla finestra. Mamma, un pacco. Un pacco. Tati me l'aveva detto che aveva spedito, ma io non mi ricordavo. Non mi ricordavo. Diciamo che sono stati giorni un po' indaffarati dentro casa. E quindi io proprio non ricordavo questa cosa. Pensate che buona fede proprio. Cioè, non ci pensavo. Quando è entrato, ho visto USA. Mamma mia, mi ha preso un colpo, mi ha preso. Mamma mia, Tati, guarda che bello, io non so come ringraziarti. Guardate questo, oh, guarda che bello. Mi dinusa, eh? No, vabbè, io non ci andrò mai in America, mo. Ma è come se ci fossi oggi, eh? Che bello. Ah, questo qua è proprio come trasferelli, sono questi qua. Oh, questo è oro. Questo è oro. Questo è oro. Bellissimo. Questo lo rimetto dopo subito nella busta, perché questo se mi si rovina tutto. No, vabbè. Queste due penne. Guardate, che meraviglia. Io apro, eh. Apro e poi faccio la prova colore. No, che meraviglia! Wow! Sembra, è in gomma praticamente, è rigida. No, Erika, cosa dice? È in plastica. Perché al tatto sembrava più gomma che plastica. Bello! Adesso apro, eh. Ulla! Che meraviglia! Vediamo un po'. Wow, ogni penna ha il suo colore, quindi verde. Ma guardate che punta che c'ha. Ma che meraviglioso, eh. Uno è verde, uno è viola. Ah, ma mi è partito il gommino a me, ecco perché avevo sentito. Ma lo metto qua. Uno è verde, uno è viola, uno è azzurro e uno arancione. No, vabbè, ma sono stupende queste cose. Ma grazie, questo per la cenda. Non avevo visto che erano colorate, pensavo fossero, a volte capita. Così è proprio altro che top, il top del top questo è. Poi, no, questo è stupendo. Questo è stupendo, eh. Guardate che meraviglia. Tati, guarda che bello. No, vabbè. Wow, questo sembra di legno davvero, l'ho dovuto toccare prima. Allora, qui c'è l'applicazione, vedete? Vedete com'è fatto dietro? È fatto così. Guardate che bello. Guardate che meraviglia. No, vabbè, ma queste sono stupende, queste cose. Queste sono stupende davvero. Mamma mia, che meraviglia. Mamma mia, io boh. Io non so come ringraziarti. Guarda che belli questo. No, vabbè, ma io qua ci decoro tutto, le tende. Mamma mia, che bello, Tati. Guardate che bello. Queste si inforcano praticamente, capito come sono? Si inforcano, si possono usare dappertutto, con tutto. Io invece le attaccherò sulle tende, le inforco lì praticamente. È un bel colore, un bel viola proprio, bellissimo, acceso, un fucsia, ecco non mi usciva, un fucsia, stupendo. Che meraviglia, Tati.
Poi questo, no, guardate questo, questo è stupendo. Mamma, ma chi le usa queste cose? Ma non esiste cosa per usarle queste qui. Queste sono stupende. Cioè, vedi, Tati, com'è? Non riesco a farle venire fuori un attimo. Dovrei rompere tutta la busta. Tengo qua. E ciambelle. Vedete come sono spessi? Vedete? Questo qui? No, vabbè. Il gelato. No, vabbè. Mi ha spedito una foto mentre stava a mangiare una torta. Mamma mia. Cioè, non ci posso... Per lei è normale, capito? Invece per me è una cosa... È veramente quando lei mi fa vedere dove sta, che parla, anche quando fai video, la camera dove giri i video, ci sono tutti i cuori appesi. E già questa a me mi riempie proprio altro che cuore, mi riempie la vita. Tutti i cuori appesi, sono stupendi, sono. Guarda, bellissimi. Ta-da! Io non ci credo che mi ha spedito questo. Ma vi rendete conto? Non ci credo. Guardate che meraviglia! No, vabbè, Tati, i cupcake, le tortine. Ma grazie, ma come te lo devo dire, grazie. Guarda che bello. Io sono felicissima. Io sono senza parole. Non è possibile. Grazie. Poi, non è finito, Mamma mia, non finisco più. Poi mi ha spedito questi fiorellini, vedete che dietro c'è così, ma io ci faccio le clip con queste. Queste sono stupende. Praticamente è un rosa confetto, voi forse lo vedete proprio chiaro, è un rosa un po' più acceso. Due tonalità di rosa, sono stupende. Questo, anche queste farfalle da inforcare. Io ce l'ho sulle tende, lo sai queste farfalle qui, però c'hanno la molletta dietro. Sono bellissime. Guarda che belle, sono stupende. Non le tiro fuori perché c'ha l'ago e come minimo mi pungo 20 volte. Poi, altre farfalle. No, vabbè, ma le farfalle sono gioia. No, guardate che bello. Anche queste qua in 3D sono fatte. Guardate come sono fatte queste farfalle. Lo vedete? Oh, che meraviglia. Guardate qua. Oh, ma io non ci credo. Non ci ho avuto mai tutta sta roba. Le paperclip, yeah! Che bello, Tati! È tutta una serie. Quante sono? Sono 4 rosse. No, vabbè, che meraviglia. No, vabbè. Grazie, amore. Che belle. Io no, io sto proprio... Poi... Ta-da! Io non tocco terra, non tocco niente. Ma vabbè, guardate che meraviglia, guarda, io, cioè, voi non vi rendete conto cosa significa queste cose per me. Che belle. Voi sapete che io compro come una forsennata, se capita di poter prendere, se posso ovviamente, perché non tutti i mesi sono uguali. Io ci sono mesi che ovviamente ci sono più spese, non è che mi metto lì a spendere un patrimonio, io ci devo arrivare a fine mese dopo. Il problema è che questi articoli qui non si trovano, nemmeno nelle cartolerie più rinomate. Sono entrata una volta in una e ho detto: signora, mi scusi, visto che vendeva di tutto, anche la nonna scolpita su una parete, gli ho detto: senta, mi scusi, ha per caso i washi tape? Questa l'ho guardato, paper tape? E cos'era quell'altro che gli ho detto? Insomma, è rimasta come una deco tape, mi guardava, sempre con la bocca più aperta, cavava la bocca, no? Come, scusi, ma noi non vendiamo queste cose. E che vendete? Io ho detto io. Piatta, me ne sono andata. Scusami, mi fai tutta la pippa. Prego, andate, guardate. Qui c'è una nuova collezione, questa c'è una nuova collezione. Ma sta roba non ce l'ha nicio, però com'è? Da me non ci stanno, la gente non sa manco cos'è. Capito? Quindi io mi devo andare all'IKEA per prenderli. Ma così no, qui si ordinano, le ordini da AliExpress e te le ordini. Ora, se io dovessi mettere mano ad AliExpress, io scappo più viva. Scappo proprio più viva. Amo.
Guardate che meraviglia. No, vabbè. Cioè, guardate qua. Cioè, capito? Un dollaro. Ma qua non esiste proprio una cosa del genere. Amore. Io non so felice, qualcosa di più, eh? Cioè, per me questo qui è oro. È oro puro. Oro puro. Questo, sempre un dollaro. No, vabbè. Tati, mannaggia. Guarda che meraviglia. Questo come si apre? Ecco da qui, da sotto. No, vabbè. Ma che meraviglia. È stupendo. Cioè, ma vi rendete conto? Io sono senza parole. Poi questo meraviglioso, ho detto no Michele, questi li appendiamo proprio, vedete com'è? Vedete come sono ste farfalle? Cioè c'ha le ali che escono fuori, in 3D sono praticamente, queste io me le attacco sulla porta di casa, me le attacco sulla parete, queste sono stupende, queste sono come se volassero davvero, eccole, ecco, adesso si vede bene, vedete come sono? No, sull'armadio di mia figlia. Sono stupende, dice Erika, sono semplicemente 8, 7, che pensi le facce? Amo, una farfalla da Perù, attacco. Come minimo Chicco, che dorme la maggior parte del tempo, vede sta roba appesa, però cerca di piammesela, perché come minimo è così, eh. Dopo vai a spiegare che roba finta. No, stupendo. Queste sono stupende, queste mi piacciono tantissimo, Dadi, ma grazie. La maggior parte delle cose le clippe, anche queste qui per dire. Vedete com'è fatto dietro? Vedete, c'è solo qui dietro, io ci attacco con la colla a caldo la clip, oppure proprio con la colla che ho comprato, quella lì per plastica, le dovrei attaccare benissimo così. No, sono stupende, mamma mia che meraviglia. Questo, poi, io ho finito, no, appunto, mi mancava un'altra cosa, questo qui. Dice Erika, che cos'è? Io, nella mia ignoranza, penso siano delle scatoline, delle bustine a scatoline, che io adesso cercherò di aprire in tutti i modi. Mi sono scordata le forbici. Giulia! Giulia! Mi prendi le forbici, mamma, per favore? Ah no, ce l'ho fatta giù. Scusa, ce l'ho fatta, mamma. Ecco, guardate che meraviglia. No, ma queste sono proprio, ecco, allora avevo fatto bene, sono proprio bustine. Queste sono bustine. Guardate che meraviglia. No, vabbè, ma questo è un amore. Queste sono bustine. Io sono senza parole. Ok? Questo è ciò che mi ha spedito Tati. Tati, grazie. Mi hai fatto proprio un regalone. Io inaspettato. Ma avevi detto un pensierino, una cosina, io no, Tati, non ti preoccupare, inutile che te lo sto a ripetere, ma io così non mi immaginavo proprio, ma hai reso proprio, ma una bambina al giorno di Natale davvero. Ti mando un bacio, Tati, un bacio a tutti che siete restati con me fino adesso, mi sembra un programma televisivo, però vabbè, è uguale. Io sto senza parole, così a bocca aperta, una bambina oggi. Grazie, Tati. Un bacio grande, tesoro.